un nuovo servizio a disposizione del trasporto urbano, adesso il ticket che si può scaricare con un'app, semplicemente con un'app nuova. Sì, esattamente così. Abbiamo fatto un'app, abbiamo realizzato con la nostra software house che ci consente, quindi a chiunque, scaricando l'app naturalmente, di collegarsi al sistema proprio del trasporto che consente a chi entra in questa app di bigliettare sia il biglietto ordinario che quello orario, e soprattutto rinnovare mensilmente l'abbonamento, evitando in tal modo di fare le lunghe e defatiganti file che purtroppo nel fine mese si genera presso la biglietteria. Il servizio è MoneyGo e poi MoneyGo. avete creato anche un sito apposito. Abbiamo creato un sito dedicato che è trasportourbanoteramo.it, in maniera tale che chi entra sul sito ha direttamente l'accesso al sistema del trasporto. Sempre dal sito può essere scaricato l'app e quindi credo che il servizio sia di estremo interesse per la cittadinanza. Fermo restando che rimarrà comunque, rimarranno i vecchi sistemi della biglietteria. Questo si aggiunge ai vecchi sistemi, quindi non è sostitutivo, quindi si aggiunge ai vecchi sistemi che sono, lo ricordo, la nostra biglietteria in piazza Garibaldi, le varie tabaccherie sparse sulla città, ci sono circa un centinaio di punti vendita sparsi in tutta la città e in più la possibilità che resta di acquistare il biglietto con SMS. Sicuramente una grande innovazione per quanto riguarda la biglietteria, per quanto riguarda invece il trasporto, quindi il chilometraggio di quello che accade a Teramo, permangono ancora delle criticità, dove si può migliorare? Beh, più che criticità sono le quantità che non riusciamo ad esprimere perché c'è questo plafond chilometrico che è fermo lì da anni e che non segue le evoluzioni e le necessità della città. Quindi va necessariamente adeguato, alle nuove esigenze della città, che i nuovi quartieri, lo spostamento della popolazione dal centro alle periferie, insomma tutta una serie di fattori che determinano una revisione necessaria del servizio, che in questo momento non si riesce a fare.